non è un bel dopo lascia tutto il tempo che trova, sì. Perché noi pensavamo, tra virgolette, ad avere un vantaggio adesso con la serie di partite in casa, invece nelle prime due abbiamo fatto due pari, ma non è calcio, ho detto, come vi dico sempre, perché poi insomma, l'esito dei fatti è questo. Alle volte quando si fanno le conferenze stampa, io alle volte c'ho pena per voi perché vi dico sempre le stesse robe, ma alla fine è quello che succede sempre. Ora, avevamo fatto dei chi ha fatto dei calcoli che magari le partite in casa potessero essere un vantaggio per noi, a oggi non è stato così, no. Magari pensiamo che possano essere uno svantaggio quelle fuori e invece potrebbe risultare il contrario, è meglio che pensiamo che dobbiamo fare qualcosa. Ecco, però il caso della presenza comunque è un'altra triste storia. Guarda, mi dispiace per la situazione in cui si trovano giocatori e dirigenti, perché io da giocatore sono fallito due volte, quindi so che si prova in questi frangenti qua. Oltretutto io, a differenza dell'Arezzo dell'anno scorso, non ho manco preso i soldi due volte su due, quindi non è bello. Detto questo, se dovessero saltare per aria, l'unica nota positiva che abbiamo noi è che ci abbiamo perso, quindi sì. Accorciamo gli altri. Almeno quello, sì, sì. Grazie. Altre domande? Basta? No, non ti vedevo, scusami Andrea, vedevo solo che hai allungato il braccio. No, volevo chiederle, uno, se la mancanza della vittoria, al di là del fatto che la squadra ha fatto comunque delle buone prestazioni anche sul piano della qualità, però se sta cominciando a mancare anche da un punto di vista psicologico, e poi si accoglierebbe di buon grado il prolungamento del mercato fino a fine mese, perché andrebbe poi a sovrapporsi a tre partite, no? Mentre invece in teoria avrebbe dovuto chiudersi il 18, quindi poi ricominciare con le squadre già fatte. Il discorso della vittoria, no, nel senso che noi per primi percepiamo che è ora che sterziamo un pochettino se vogliamo fare un campionato da protagonisti, però se lo facciamo diventare un problema non lo superiamo mai, o diventa un tarlo, non voglio che diventi un tarlo, quindi facciamo una partita che dobbiamo fare, vediamo che produciamo, al di là di qualche demerito nostro, perché quando i risultati non sono come uno si aspetta, vuol dire che commettiamo degli errori, è anche un periodo dove non è che sia tutto grasso che cola quello che ci capita, allora va fatto passare in modo più indolore possibile, in attesa che tornino, perché tornano i momenti migliori. Come mi aspettavo venisse un momento difficile, torna pure quello migliore, quindi dobbiamo solo che continuare a lavorare. I ragazzi sotto questo aspetto qua sono sempre perfetti, come avevo detto pure prima del Propiacenza o dopo la Propiacenza, è una squadra che non sbaglia mai atteggiamento né nell'allenamento né nella gara, poi perde perché nel calcio non siamo i più bravi, quindi possiamo perdere, però è da catalogare in modo diverso il motivo per cui arriva eventualmente una sconfitta o un pareggio. Per il discorso del mercato, la mia idea è che se potesse durare 7 giorni sarebbe meglio, però non è così. Ora, in un'annata dove dal punto di vista organizzativo non abbiamo fatto una cosa giusta in Lega Pro, una cosa giusta non è stata fatta, secondo me commettiamo l'ennesimo errore di prolungare il mercato. Detto questo, può darsi che la mia società abbia un vantaggio nelle operazioni, però non mi frega niente, nel senso che non è il lavoro mio. Io preferirei che il mercato durasse un quarto d'ora, così i giocatori pensano meno e qualche volta producono di più, non è colpa loro. No, poi se c'è, non volevo chiedere se ci fosse un rigore domenica, chi lo tira, visto che quest'anno io no, non ce n'è stato neanche uno a favore. Chi se la sente? Se c'è Nello in campo, presumo che lo voglia tirare Nello. Io resto dell'idea, da ex giocatore, che un conto è tirare un allenamento, sono tutti pronti, poi quando c'è un muro davanti o siamo al 90esimo e il rigore è decisivo, è chi se la sente di solito che va a battere. Detto questo, 2 o 3 o 4 giocatori che eventualmente avrebbero voglia di tirarlo, ce li abbiamo. Di sicuro non facciamo scazzottate per chi lo deve tirare. I rigori mancano, quelli che li tirano no. I rigori mancano perché eventualmente non li andiamo a cercare come li dobbiamo cercare. Siamo una squadra che, ora non sono uno da statistiche, però se non siamo tra quelli che entrano di più in area, secondo me ci manca poco, però c'entriamo da puliti. Quel discorso che feci domenica dopo la partita, in un campionato di calcio la squadra che primeggia, detto questo non perché
noi dobbiamo per forza primeggiare, ma di solito quelle che primeggiano sono forti dal punto di vista tecnico, solide dal punto di vista temperamentale, sono furbe, sono scaltre, sono un po' bastarde nel modo di affrontare le cose. Noi dobbiamo diventare un po' più figli di buona donna, che questo non vuol dire trarre in inganno nessuno o fare gli scorretti, vuol dire fare i figli di buona donna quando è necessario. Ecco, noi in qualche cosa, se vogliamo fare un campionato di vertice, ci dobbiamo aggiustare, cerchiamo di farlo più velocemente possibile, meglio possibile. Una di queste è che non abbiamo ancora sbloccato partite su calcio d'angolo, punizione laterale, una deviazione, una gomitata, qualcosa che magari butti dentro la palla e non se ne accorge nessuno. Ecco. E noi siamo sempre che dobbiamo arrivare con fraseggio, con il bel cross, con l'Eurogol di Foglia, ogni tanto pure se picchia sul ginocchio va dentro, non è sbagliato. E queste cose qua uno se le deve cercare, non deve aspettare che caschino dal vero. Io sono contento che i ragazzi producano quello che stanno producendo, squadre che stanno su vincono anche quelle che magari una squadra normale non vincerebbe. Ecco, noi dobbiamo tentare di diventare una squadra a cui mi piacerebbe che la gente fermasse i giocatori e dicesse: cavoli, Arezzo vince sempre, no? Arezzo gioca benino, non mi frega niente. Penso che debba andare di pari passo al risultato. Detto questo, non siamo, ripeto, i più forti di tutti, quindi non pretendiamo di vincerle tutte. Se ne vinciamo qualcuna di più è grasso per noi. Ok, a posto? Grazie mille.